in tutto il nord del paese, io ho studiato poi soprattutto il fenomeno a Milano, pullulano organizzazioni neofasciste, si contano tra i 45 e i 46 circa un centinaio di sigle di organizzazioni neofasciste che nascono nel nostro paese, tutte legali. Le due più grandi, le due maggiori, che sono le squadre che sono Mussolini, i fasci armati rivoluzionari, si fondano nel 46 e danno vita ad un partito che sarà legale durante tutto il corso della sua storia nella vita politica del nostro paese, che si chiamò Movimento Sociale Italiano. Bene, allora che succede? Dei ragazzi che della zona di Lambrate, della zona est di Milano, dove c'era stata una grossa partecipazione proprio per il livello operaio geografico di quel posto alla guerra di liberazione, questi giovani che hanno occupato un'ex casa del fascio e hanno aperto una casa del popolo a via Conte Rosso a Lambrate, non solo si accorgono molto presto che una continuazione della resistenza verso la costruzione di uno Stato socialista in Italia non è possibile, se ne accorgono subito, ma che si tratta di mettere subito dei paletti, di difendere, cercare di difendere un minimo di spazi democratici che la liberazione ha consentito, perché i fascisti ritornano ad alzare la testa, e ritornano ad alzare la testa a Milano soprattutto con attentati alla federazione del Partito Comunista Corso Garibaldi o con attentati sotto casa di esponenti socialisti e comunisti. Quindi si ricomincia a parlare immediatamente a Milano di antifascismo militante. Il ruolo del Partito Comunista, questi ragazzi nell'età tesserabile, perché molti hanno 13-14 anni, molti degli appartenenti alla Volante Rossa, questi ragazzi sono tutti ragazzi, sono tutti uomini del Partito Comunista, sono tutti tesserati del Partito Comunista. Ma il Partito Comunista, che dalla svolta di Salerno ha deciso che la strada verso la conquista del governo del paese sarà altra e non sarà quella rivoluzionaria, e qui vengono tirati in ballo gli accordi di Yalta, eccetera, eccetera, la situazione della Grecia, eccetera, poi volendo possiamo anche aprire delle parentesi su questi discorsi. Però il Partito Comunista ha un rapporto veramente doppio, ambiguo con questi ragazzi, perché sono stati consegnati dei comunicati ufficiali della Federazione Milanese del Partito Comunista di estrema condanna di quest'opera, che poi in realtà era di sindacalismo armato, si chiamò allora sindacalismo armato, perché questi ragazzi facevano dei presidi davanti alle fabbriche, i cordoni sanitari, i cordoni di servizi d'ordine, alle manifestazioni e null'altro. Ho fatto un'opera di informazione, di ripristino dell'informazione su Wikipedia, per esempio, dove fino a 3 anni fa alla Volante Rossa venivano ascritti 35 omicidi, cioè tutto quello che a Milano nel dopoguerra era irrisolto veniva attribuito alla Volante Rossa, perché tanto sapevano che nessuno sarebbe mai andato a protestare in una protesta. Allora, con l'analisi delle carte processuali, degli interrogatori, eccetera, eccetera, adesso si è andata a vedere la Volante Rossa, 3 volantisti furono processati durante l'ergastolo per 3 omicidi, soltanto 3 omicidi, del generale Gatti, che era il capo dell'esame milanese, che fece deportare diversi antifascisti in Germania, di una spia dell'opera, tale Leonardo Massazza, e di un tale Felice Disalberti. Mi soffermo sulla storia di Disalberti perché è il personaggio che questo mio amico Paolo Finardi ha ucciso a Milano il 27 gennaio 1949. È un giorno che è passato alla storia come il giorno degli omicidi del taxi, perché
questi compagni si recarono sia all'ora di pranzo sia all'ora di cena in taxi a uccidere queste due persone. Facendo un passo indietro, accenno alla storia di un partigiano che si chiamava Eugenio Curia, che triestino e prima studente poi insegnante a Padova, nel 38 per le leggi razziali, non è vero, è cacciato, entrò in clandestinità, venne arrestato diverse volte, fuggì, insomma, poi alla fine venne mandato al confino a Ventotene. Lì con un Sandro Pertini si convinse della necessità della lotta armata. Nel 43, quando viene liberato, torna nel nord e diventa per un certo periodo anche il direttore dell'unità che clandestinamente aveva continuato a uscire. Ebbene, nel febbraio del 1943, due mesi prima della liberazione, qualcuno riconosce a Milano Eugenio Curiel, viene simulata una rapina, Eugenio Curiel viene appoggiato al muro di questa piazzetta e viene fucilato. Il capo di questo improvvisato plotone di esecuzione si chiamava Felice Zerberti, un ufficiale carabinieri. Nel 1946, a fine del 1945, Zerberti viene condannato a 8 anni in primo grado per l'omicidio Curiel. In secondo grado, dopo l'amnistia Togliatti, a fine del 1946, viene riconosciuta l'attenuante non della rapina ma del fatto che non era possibile stabilire con certezza se Eugenio Curiel stesse compiendo o meno una rapina, quindi che gli Salberti e gli altri erano stati tratti in inganno dall'atteggiamento furtivo di Curiel, che evidentemente essendo clandestino si nascondeva, e avevano pensato, questa cosa ovviamente fu pretestuosa, che Eugenio Curiel potesse veramente compiere o star per compiere una rapina. Con l'attenuante, con questa attenuante, di Salberti viene denominato 2 anni, e classico come gli altri, di Salberti è libero. Non solo è libero, di Salberti insieme al padre compra, rileva una cromeria che era stata di un ebreo che era sparito nel 38, e un ragazzo della Volante Rossa, tale Eligio Trincheri, che cerca lavoro, viene assunto lì e riconosce i Salberti. Cioè, Finardi, che racconta nel suo libro di come torna alla casa del popolo, racconta a Giulio Paggio, che è il capo della Volante Rossa, e ad altri l'incontro con Ghi Salberti. Insomma, morale della favola, anche se siamo a fine del 48 e l'omicidio si svolge, viene effettuato nel gennaio del 49, questi ragazzi decidono che quella è la goccia che fa traboccare il vaso. Ecco, Curiel, che loro avevano conosciuto durante la clandestinità a Milano, durante la liberazione, era stato ucciso e il suo assassino era libero ed era il loro padrone, il padrone di Modena. Allora cominciano a seguirlo per qualche giorno, a morale della favola, come dicevo, il 27 gennaio 49, Felice Cisalberti viene ucciso. Anche da parte del Partito Comunista, che condannava sulla carta l'attività della Volante Rossa, come mi ricorda Sergio Ricantone, che era il segretario della PTC a Milano, se devo ricordare, e che venne incaricato dal Partito Comunista per accompagnare oltre Cortina, cioè fino alla frontiera, Giulio Paggio, il comandante della Volante. Ricantone mi racconta che Milano antifascista esplose di gioia. Tutti i sinceri democratici furono contenti di questa cosa che lo Stato non era riuscito a fare e che un gruppo di ragazzi aveva dovuto fare.
il rapporto col Partito Comunista però cambia, non è lo stesso nel corso di quegli anni, perché se nei primi anni ci sono dei comunicati di condanna delle azioni della Volante Rossa, è vero anche che il Partito Comunista si accorge, se ne accorge poi soprattutto dopo il 18 aprile, dopo le elezioni del 48, che questa strada istituzionale al governo del paese non sarà costellata di rose e fiori, anzi, tutt'altro, ricomincia la guerra fredda, ricomincia la repressione nei nostri confronti, nei confronti del Partito Comunista. Allora il Partito Comunista, che ha anche paura, che cosa fa? Fa un'opera di ribaltamento completo del suo atteggiamento nei confronti della Volante Rossa, cioè assume la Volante Rossa come il proprio servizio d'ordine ufficiale della Federazione Italiana. Quindi la Volante Rossa, condannata fino al giorno prima, diventa parte integrante, perché il Partito Comunista non riesce più a difendersi con le proprie mani. E quando paradossalmente c'è l'attentato a Togliatti, nelle città del nord ci sono delle insurrezioni, Milano è la città che con più facilità viene controllata dal Partito Comunista, proprio per la presenza della Volante Rossa, perché sono i volantisti che hanno i contatti nelle fabbriche, vanno nelle fabbriche e dicono: ragazzi, bisogna tornare a casa, e a malincuore tutti tornano a casa. Per questo Milano è anche più, ripeto, governabile delle altre. Nel periodo dell'inizio della guerra fredda, Eligio Trinchè, che era stato l'operaio che lavorava alla colleria di Ghisalberti, era in realtà l'unico della Volante Rossa che era ricercato, l'unico che era ricercato anche per reato comune, perché aveva fatto una rapina in una banca, pare. E infatti un appartenente della Volante Rossa, che ancora sta a Milano, dice che loro poi si sono sempre dannati perché non hanno controllato perfettamente la situazione di questo Trinchè. Ma in quel periodo Trinchè, che viene nascosto dal Partito Comunista nelle Marche, non resiste a questa sua condizione di latitante, si presenta, scappa dalle Marche, torna a Milano, si presenta ai carabinieri di Moscova e svuota il sacco, sperando in dei benefici che poi negli anni successivi, sapete, i collaboratori di giustizia, ci sono degli sconti di pena, eccetera, eccetera. E Trinchè arriva alla stazione di Milano, alla stazione di Carabinieri di Milano, la sera ci sono foto e nomi sul Corriere della Sera, che esce anche nell'edizione serale, edizione straordinaria, con i nomi dei volantisti e con gli assassini di Ghisalberti. In quel particolare clima di anticomunismo viscerale, Eligio Trinchè, come collaboratore di giustizia, viene condannato all'ergastolo in primo grado, a 30 anni in secondo grado, confermati in Cassazione 30 anni. Andate a spulciare negli annali, nei siti dove volete, nei libri, non esiste un fascista nel nostro paese che abbia fatto la metà, un terzo di quella pena, non esiste. Ghisalberti se la fece tutta. E quando dei funzionari del Partito Comunista si presentarono a casa Chinardi o a casa Paggio, e il secondo libro racconta la biografia del capo della Volante Rossa, e prospettano a questi ragazzi: vi volete far processare, cerchiamo di darvi una difesa il più possibile forte, insomma, per prendere una pena abbastanza mite, oppure c'è la possibilità di scappare in un paese amico, che è la Cecoslovacchia. Visto e considerato quello che è successo a Trinchè, per fortuna loro optarono per la seconda opzione, perché altrimenti si sarebbero fatti tutto l'ergastolo. Credo che comunque per la loro vita di esuli, di emigrati, poi gli emigrati clandestini, perché loro poi di fatto quando vanno in quel paese, siccome l'Italia non vuole
scusate, la Cecoslovacchia non vuole problemi diplomatici con l'Italia e c'è un accordo tra i due partiti comunisti, ma nessun altro sa di questo espatrio. Allora, i cittadini italiani che scappano vengono accolti in Cecoslovacchia a patto che cambino nome e che cancellino tutto quello che è il loro passato, i legami con i loro parenti, eccetera. Legami che di tanto in tanto alcuni funzionari e deputati del Partito Comunista in viaggio da o per Praga riescono una volta all'anno, una volta ogni 2 anni, attraverso delle lettere, a mantenere. La loro condizione di emigrati, allora quindi clandestini, il fatto che queste persone non esistono, porta loro a fare una vita estremamente disagiata, soprattutto nei primi anni, quando la Cecoslovacchia, all'inizio del suo cammino di costruzione del socialismo, vive dei periodi di disagio estremamente complessi. C'è una foto sul secondo libro che mostra Paolo Finardi e Natale Burato, che è quello che uccise poi Massazza la sera dell'omicidio del taxi, nei giorni successivi a quell'omicidio, che sono vestiti, vedete, sembrano due usciti dal film Borsalino, con un vestito molto elegante, eccetera, e si nascondono, giocano a carte in un appartamento dove sono nascosti. E mi racconta ancora oggi la moglie di Burato che quel vestito che Natale Burato lo ebbe indosso per mesi e mesi, perché non c'era la possibilità di cambiarsi, se non il sabato, quando si smetteva di lavorare, si lavava quel vestito e si rimetteva in letto, perché loro per mesi non ebbero la possibilità neanche di potersi cambiare. La storia continua, le prime due storie continuano appunto in Cecoslovacchia, dove la maggior parte di queste persone fa lavori estremamente disagiati, perché va nelle cooperative agricole, va nelle miniere, nelle fabbriche, diversi muoiono. Alcuni, che sono i più fortunati o più preparati politicamente, vanno in due stazioni radiofoniche. Una è Radio Praga, che è la radio di Stato cecoslovacca, che ha una sua sezione in lingua italiana, e Giulio Paggio viene chiamato a dirigerla. E un'altra, che è un'esperienza che secondo me è più straordinaria, perché è stata la prima esperienza di controinformazione nel nostro paese. Parliamo di tempi in cui, parlo di frequenze televisive, ma non c'era ancora la televisione, c'era una stazione radio che ce l'aveva la democrazia cristiana, aveva la televisione, e quindi le notizie che si propagavano nel nostro paese erano solo quelle che la democrazia cristiana voleva dare e date in un certo modo. Ecco. Su idea di Francesco Moranino viene aperta nel 1950 a Praga una radio, oggi in Italia, che riesce a trasmettere su tutto il territorio nazionale e arriverà appunto ai 5-6 milioni al giorno di ascoltatori. Viene captata in Sicilia, in Sardegna, dovunque, e trasmette per 21 anni, viene chiusa nel 1971. Questa radio venne proposta alla segreteria del PC da Francesco Moranino. Perché da Francesco Moranino? E qui c'è il legame tra la storia della Volante Rossa, che con Moranino non c'entra niente, se non per il fatto che Moranino, anche lui, come tanti altri, è costretto a scappare. Perché nel momento in cui la Camera sta per votare l'autorizzazione a procedere, Moranino sa che la Camera non concede. Il primo processo vero e proprio si svolge alla Camera. Riporto dei pezzi di stracci di interventi di Paietta, di tanti altri. Paietta si accusa, vuole essere processato come complice perché dice di essere lui quello che ha insegnato a sparare i primi fondamenti della guerriglia partigiana a Moranino. Ma nel momento in cui Moranino viene consegnato alla giustizia, chi meglio di colui che io chiamo il pubblico ministero politico di quell'operazione poteva conoscere la composizione della magistratura? Un
nostro caro amato presidente, che negli ultimi suoi anni si è battuto strenuamente, forse è stato il baluardo più alto in difesa della nostra Costituzione, da giovane era un magistrato messo dagli americani a controllare che non si facesse giustizia troppo violenta nei confronti dei fascisti. Si chiamava Oscar Luigi Scalfaro. Scalfaro fece la ringa alla Camera dove richiedeva l'autorizzazione a procedere con Fatti Moranino perché, togliendo le ombre, diceva lui, dalla resistenza, solo in quel modo la resistenza avrebbe potuto rifulgere interamente della sua luce. Ed era pretestuoso anche questo, perché diceva chi meglio di Scalfaro, che era magistrato, sapeva che all'interno della magistratura anche lui per condannare qualche fascista aveva avuto non pochi problemi. Dare l'autorizzazione a procedere a Fatti Moranino significava mandare Moranino incontro a sicura condanna. E così avvenne, infatti, poi nel 56 e nel 57, nel 58, primo, secondo e terzo grado, Moranino viene condannato all'ergastolo per pluriomicidio. Cosa succede? Moranino ha parlato a queste persone? No. Allora, non entriamo nel merito della vicenda di queste spie, perché cinque erano spie, e diciamo soltanto che contestualizzando quell'episodio, Moranino, ma quando dico Moranino intendo il comando partigiano, e il comando partigiano intendo il comando di zona del CLN, dove c'erano tutti i partiti e c'erano anche gli alleati, c'erano anche gli inglesi, che parteciparono a quelle riunioni che decisero quelle fucilazioni. Ma Moranino era l'unico poi che diventò deputato, era sottosegretario, è stato, insomma, era la figura di spicco che era quella scelta per colpire esemplarmente il Partito Comunista, e come dice Alessandra Kerzela nella sua prefazione, e ci riuscivano per colpire anche psicologicamente i militanti della base comunista, perché nel momento in cui a Moranino riescono a fare una cosa del genere, pensa che possono fare nei confronti nostri, e questo poi succede. Allora, Moranino aveva, e con lui il comando, 100.000 ragioni per dubitare dell'appartenenza alla resistenza di queste cinque persone che si presentano alla sua divisione. La sua non è più la brigata pisacana, la brigata Garibaldi pisacana, ma è diventata la dodicesima divisione NATO, che conta 1.500 uomini. Un comandante partigiano, come un qualsiasi comandante militare, ha il dovere militare di salvaguardare in primis la vita dei suoi componenti. E quindi quando c'è il sospetto che ci possa essere una spia, la spia va, secondo tutti i codici militari, eliminata. Perché si elimina uno, cinque spie, ma si salva la divisione. E basta il sospetto secondo le leggi militari. Io faccio l'esempio dell'abbazia di Montecassino, che venne bombardata ripetutamente perché c'era il sospetto che lì si trovassero notevoli armamenti tedeschi, truppe, rifornimenti, eccetera. Non trovarono nulla. Si erano sbagliati, ma nessun comandante, nessun aviatore americano, nessuno fu mai anche interrogato. Ma il sospetto che ci potessero essere valeva la candela, imponeva preventivamente questo. Ma la stessa cosa avveniva con i partigiani. La differenza tra i partigiani e l'autorità costituita, cioè i repubblichini, era che l'autorità costituita, se doveva fare un processo, prendeva un'aula, c'era scritto la legge uguale per tutti, c'erano delle sedie, c'erano dei giurati, c'erano dei testimoni, e quel processo per tanti anni ebbe valore legale, e quei processi vennero presi a prova del fatto che avevano un valore legale. Il processo del partigiano, che secondo le convenzioni in vigore, quella dell'AIA del 1907, non potendo portare palesemente la divisa, non potendo manifestare di possedere delle armi, il partigiano a tutti gli effetti era considerato un bandito. La guerriglia partigiana fu una guerra di banditi.
E allora i processi fatti dai partigiani, che venivano fatti in una baita nella neve, mentre a 2 chilometri c'erano rastrellamenti nazisti, ovviamente non avevano verbali, non avevano la possibilità di andare in paese, sentire testimoni, conosci o non conosci, erano processi sommari. Parlando 2 settimane fa con una vedova, un loro amico, poi la figlia di un combattente rivoluzionario della guerra di Spagna, Vittorio Vidal, mi diceva che Moscatelli, come il capo della Valsesia, la valle vicina, rinfacciava sempre a Moranino di essere troppo morbido. E gli diceva: Moranino, tu fai troppi prigionieri. I fascisti, quando vanno presi, vanno ammazzati, perché Moranino aveva avuto l'esperienza di spie prese che poi erano riuscite a scappare e gli avevano portato i nazifascisti lì. Moranino nel maggio del 44 era stato vittima di un agguato da parte dei fascisti organizzato da Spine, era stato quasi ucciso, 8 suoi compagni erano stati uccisi. Voglio dire, ce l'aveva questa esperienza. Viene presa questa decisione per una cosa che poi vedrete, insomma, viene dato un messaggio in codice da Radio Londra per dire che questi qui erano in salvo perché dovevano ufficialmente scappare in Svizzera. Guarda caso, quando arriva a tutto il territorio, famiglie comprese, il messaggio Paolo sta bene, che è il messaggio in codice che significa che loro sono scappati in Svizzera, che succede? Le mogli di due vengono a reclamare i mariti e allora loro si chiedono: ma avete sentito il messaggio? Loro sono in Svizzera, no, non ci crediamo. Questa cosa convince ancora di più il comando che loro non dovevano andare in Svizzera, ma l'opera all'interno della divisione deve essere completamente diversa. Morale della favola, viene presa la decisione anche lì in presenza di un ufficiale tedesco di uccidere anche queste due donne, perché la divisione cambia, arriva un rastrellamento nel gennaio del 45, loro devono cambiare di località, portare dei prigionieri appresso è una cosa estremamente onerosa, poi possono scappare eccetera eccetera, per cui decidono, prendono questa decisione sicuramente drammatica, ma in quel contesto, come racconta la persona del comando che testimonia in questo libro, l'unica decisione possibile per questi 7 omicidi, Moranino, appunto, abbiamo detto, sarà l'unico che paga e verrà processato.